Il cantante mascherato, Pastore Maremmano e Riccardo Fogli, Lo sbaglio di Milli. Il cantante, ex componente dei Pooh, protagonista dello show. Il cantante ha perso la sfida contro il drago che, a detta di molti, potrebbe essere il ballerino Simone Di Pasquale. Di sicuro la scelta di Milly Carlucci ha facilitato parecchio il lavoro. La terza edizione del cantante mascherato si è aperta con dei duetti. Tra gli ospiti Cristina D'Avena, Edoardo Vianello e Riccardo Fogli, tutti e tre si nascondevano sotto a delle maschere. La prima era il cavalluccio marino, mentre il secondo e il terzo indossavano rispettivamente i costumi di Pinguino e Pastore Maremmano. Riciclare come ospiti i concorrenti in gara non ha sicuramente aiutato lo show a mantenere il giusto mistero, che è la vera essenza di questo format. Lo svelamento di Riccardo Fogli non ha sorpreso i telespettatori e molte sui social network si sono lasciati andare a frecciatine e battute sul look dell'artista. C'è chi l'ha paragonato ad Doc della celebre saga cinematografica Ritorno al Futuro, alias l'attore Emmett Brown. Altri invece hanno sottolineato che ogni anno nel cast del cantante mascherato c'è un componente dei Pooh. Lo scorso anno, ad esempio, ha vinto Red Canzian con il costume del pappagallo. Qualcuno ha addirittura parlato di tassa da pagare. Critiche a parte, Riccardo Fogli ha ammesso di essersi divertito molto nello show di Milly Carlucci. Il 74enne ha confidato di aver fatto di tutto per camuffare la sua personalità e il suo stile, ma non è stato per niente facile. Fogli ha provato addirittura ad imitare Piero Pelù, in giuria era stato fatto il nome dell'ex leader dei Litfiba. E così per la sua ultima esibizione Riccardo ha cantato una cover di Regina di Cuori, una delle hit di Pelù. Con Pastore Maremmano Riccardo Fogli salgono a 5 gli eliminati della terza edizione del Cantante Mascherato 2022. Fuori dei giochi pure Gallina Fiordaliso, Aquila Alba Parietti, Cavalluccio Marino Cristina D'Avena, Edoardo Vianello Pinguino.